Amici, devo chiedervi un favore. Certo, qualsiasi cosa. Ma non hai ancora sentito qua. Hai ragione, come l'ho detto. Lui è Willy, quando eravamo piccoli era il mio compagno di stanza al campo estivo. Tranquillo, Tom, lo ritroveremo. No, non è scomparso, verrà a farmi visita. Tom, sembra un po' imbranato. Lo è, vi ho parlato di quel tipo che pensava di essere nelle sabbie mobili e che invece era nella sabbia normale? Era Willy. Scommetto che non è così terribile. Ecco, russa anche quando è sveglio. Oh. È difficile credere che tu sia amico di un tale nerd. Che ho detto? Allora che favore dovremmo farti? Oh, Willy è in città per un evento e mi ha chiesto se poteva passare da me, ma io sono occupato con la mia invenzione segreta. Oh, la tua segretissima catapulta! Sì, esatto, la catapulta. Perciò vorrei che voi mi aiutaste a fare in modo che si senta il benvenuto mentre è qui. Willy? Willy non esiste più! No! Adesso mi chiamo Willy! Sì! Wow! Wow! Capisco, l'ultima volta che ti ho visto non sapevi nemmeno allacciarti le scarpe. Era tanto tempo fa, fratellone, yo. Ora ho liberato il campione che è in me e mi esibisco nel tour della Zeria Zborte e Zdremi. La ZZE, no, ma dai! Sai perché quel tour è forte? Perché ha tutte quelle Z nel nome. Puoi farci avere dei biglietti? Ecco, sono i più esclusivi. Questo è il più bel giorno della mia vita. Tom, non capisco. Parlavi di Will Z come se fosse un nerd, ma con quel berretto alla rovescia è come se non gli interessasse neanche di riparare per bene gli occhi dal sole. È davvero un bel tipo. Sapresti fare un salto a 360 sul tetto del garage? Non lo so. L'ultima volta che ci ho provato, sono decollato e mi si è quasi spezzato il fiato. Ah, sì, lo skateboard è forte, ma io ho qualcosa di ancora più forte, un'invenzione segreta. Già, ora non sto dicendo che sia una gigantesca catapulta in grado di lanciare un masso contro il sole, ma non sto neanche dicendo che non lo sia. Non so se mi spiego. Oh, una catapulta! Sembra piuttosto una megapulta. Spero siate tutti affamati, perché è quasi ora del pranzo. Afferrato? Era una semplice freddura con le parole lancio e pranzo. È una battuta. Io vado a finire la catapulta. Allora, ci vediamo tra 5 minuti. Accetta la sfida, fratello. Oh, è complicato. Così. Non ce la farò mai. Amici, cosa sta succedendo? Dove vi siete nascosti? Fuori è ancora giorno e il sole non è ancora stato attaccato! Dai, rilassati, osso di pollo! Fa finta di essere il proprietario di una piscina e fatti un bagno! Esatto, Tom! Rilassati! Stiamo guardando Will Z quando ha fatto Tommy Top Rock e la squadra di hip hop! Lui faceva Tommy Top Rock, era strepitoso! Non mi piace, agente Stickler, ma accidenti, io amo quei ragazzi! Indosserò il casco e salirò su questa... Va bene, allora andiamo fuori! Tom, usciremo quando il film sarà finito. Ancora non hai capito con chi hai... Vediamo. Di nome fa Will Z, col puntino sulla I. Va in cielo e torna qui con lo skateboard. E poi? Angela! Osso di pollo, che cosa c'è? A quest'ora tu dovresti essere fuori a vedere la mia catapulta. È davvero magnifica ed estrema. Sì, Tom, ho quasi finito. Allora, vediamo. Will Z ha una mente fresca. Profuma come un gelato alla pesca. Profuma come un gelato alla pesca? Beh, ecco, ho tolto le ruote. Ben, non vuoi vedere la mia catapulta? Cosa hai fatto allo skateboard di Will Z? Mentre guardavo Will Z mi chiedevo se potesse essere più forte. All'inizio credevo di no, ma poi ho ideato la tavola volante. Una tavola volante? Ti piacerebbe avere una tavola volante, eh? Certo che sì, piacerebbe a tutti. Tom pensa di essere più forte di Will Z, ma Will Z è più forte di Tom. Vabbè, ascoltate, adesso basta, concentriamoci su di me.
Tutti fuori, subito! Ho una catapulta estrema e un masso gigantesco, anche lui estremo, che ora lancerò contro il sole! È una cosa così estrema che neanche Will Z potrebbe farcela! In realtà, forse lui potrebbe. La tua tavola volante! Avanti, provala! Oh, grazie, amico! Non sono sicuro di saperla usare, ma... Oh, andiamo! Tutto questo è ridicolo! Will Z non è così forte come pensate che sia! Fa solo finta! Lui è forte esattamente come penso che sia! Ah sì? Indovina che faceva quest'asso al campeggio quasi tutte le notti? Bagnava il letto! Già? E ora che cosa mi dite, eh? E vediamo cosa risponde il campione! Tutta colpa dell'aranciata! Oh, non è corretto, Tom! Sì, non è affatto corretto! Non preoccupatevi, non importa. Allora, chi vuole vedere Will Z e la sua tavola volante sul tetto con gli occhi bendati? Yeah! Facciamo l'appello. Forza, chi siete? Zia Angela! B-Dog! Hai anche dei vostri! Non dimenticate Ginger Kid! Aspetta, che state facendo? Will Z ci insegna a camminare. Io pensavo di saper camminare, ma non sapevo camminare così. Piuttosto estremo, eh? Insomma, da quando Will Z è qui, lui è sempre il più forte e io quello leggermente meno forte di lui, ma sempre più forte di chiunque altro. Forse mi sono impegnato troppo. O forse non mi sono impegnato abbastanza. Sì, certo, riporterò tutti dalla mia parte dimostrando che più estremo di me non c'è nessuno. Ed ecco come si fa un salto a 360. Ci vediamo su YouTube tra un milione di click. Ti adoro, Will Z. Attenzione, prego! State per assistere all'impresa più estrema mai tentata da chiunque conosciate, compreso il vostro nuovo amico, Will Z! Tom, scendi da quell'aggeggio prima che decolli! Io, Talking Tom, sto per lanciarmi direttamente nel sole, non nella luna, non in una nuvola, ma nel centro dell'universo, nel sole! Fallo, Tom! Non lo farebbe mai nessuno! È troppo pericoloso! Lo dici solo perché non vuoi che capiscano che io sono il più forte! Indovina, lo sono! E indovina ancora, lo farò! Forte! Che cosa è successo? Sono davvero sul sole? No! No, amico, sei soltanto schizzato via come un razzo. Ecco, è tutto qui, ma probabilmente non lo vorrai vedere, non è un bello spettacolo. Cosa pensavi di fare, Tom? Non ho pensato affatto, mi sono comportato come un vero sciocco. Sai, vedere come i miei amici ti ammirano mi ha fatto sentire, ecco, non so... Geloso? No, pieno di rabbia. E comunque, mi sento davvero male per aver detto a tutti quel segreto. Che bagnavo il letto, Tom. Non potrei mai avercela con te. Eri il mio idolo. Grazie a te ho smesso di bere bibite gassate, ho preso lo skateboard e mi sono trasformato nello splendido e modesto ragazzo che sono oggi. Oh, davvero? Sì, Tom è così. Ha spinto anche me a diventare un tipo giusto. La sua amicizia per me vale moltissimo. Mi dispiace, ma ora devo proprio andare. C'è la gara. Ah, ma dopo la gara torni qui, vero? No, non posso, Hank. La ZZE non aspetta nessuno. Perciò, dove andrai adesso? E chi lo sa? Forse in qualche squallida città piena di palme, fan che urlano e bellissime ragazze. C'è una nave lì fuori? No, è solo il nostro yacht fuoristrada. Oh, certo, sì. Oh, uno yacht fuoristrada! Vero, il mezzo di trasporto più estremo mai visto al mondo. Già, proprio così. Coda di gatto! Anelli di cipolla. Formaggio extra. Pappagalli. Prosciutto. Giù per le scale, giù per le scale. Ciao osso di pollo e grazie di tutto. Già, lasciamo perdere che... Ci vediamo, amici! Sapete, credo che tutta questa storia mi abbia insegnato ad essere sempre me stesso. Ti serviva solo la visita di un vecchio amico? E un trauma cranico alquanto serio. Ma di che cosa state parlando? Perché dovrei voler essere me stesso? Io voglio essere Will Z! Sì, pure io! In effetti, anch'io. Credo che dobbiamo iniziare a bagnare il letto, giusto?
pensi che funzionerà? Non ci resta che provare, che ne dite? Fatto, e adesso amici? Oh, stavate scherzando? Sì, anch'io scherzavo. Questo è il nostro Tom, forte come sempre. Ups, scusa. Wilsy ha una mente fresca, profuma come un gelato alla pesca. Di nome fa Wilsy, col puntino sulla I. Va in cielo e torna qui con lo skateboard.